Stop, fermiamoci un attimo. Come già saprete dal titolo del video, ho deciso di registrare da solo questa introduzione a Gunpowder Gunmansproof per due motivi. Il primo è che l'inizio della serata su Twitch è stato disastroso e se quella sera avete deciso comunque di seguirci anche solo per un po', io vi ringrazio davvero, io e tutti gli altri. Se avete deciso di fare altro, vi capisco e mi auguro però che vogliate continuare a seguire questo piccolo progetto che porto avanti grazie alla disponibilità dei miei colleghi del divano o del sofà, che dir si voglia. Il secondo motivo è che ho ritenuto giusto, o opportuno, creare questa introduzione al gioco, insomma fare un inizio come si deve, visto che purtroppo la prima mezz'ora rimasta su Twitch è semplicemente improponibile. Quindi ora io qua giocherò i primissimi minuti, in modo da darvi anche un paio di nozioni e anche, sarà anche un modo per presentarvi il mondo di Gunpowder come si deve, in modo da costruire un minimo di contesto per la replica della serata che metterò su questo canale già da domani. Ma adesso partiamo, facciamo ripartire il gioco. Eccoci qua. Mentre scorre questa introduzione, possiamo dire che il gioco è sviluppato bene, innanzitutto, come si è visto, è distribuito dalla ASCII, che è stata una società molto importante, ha distribuito diversi giochi anche di culto. Per citarne giusto uno, hanno portato l'intera libreria, diciamo, sono tutti e tre i giochi di Lovedalic. Abbiamo anche Galerians, The Silver Case. Ma questa è un'altra storia. Gli sviluppatori invece è la Lenar, il primissimo gioco di Lenar, forse qualcuno, anzi molti di voi probabilmente lo conosceranno, è Deadly Towers per NES, che per quanto si possa discutere che sia un brutto gioco, ebbe un certo riscontro di mercato negli Stati Uniti. Perché? Perché era il primo, comunque tra i primi esemplari di giochi di ruolo giapponesi portati in Occidente. Il fondatore di Lenar era Junichi Mizutari, un veterano di Namco, e la Lenar è stata fondata nel 77, qua sotto vedete 1997, bene, quell'anno è stato l'anno in cui la Lenar ha cambiato nome per fallimento, diventando Astrol. E il motivo è proprio Gunsman Proof. Perché Gunsman Proof non ha avuto tutto questo riscontro? Beh, il motivo è semplice, in Giappone. Tra l'altro noi qua abbiamo l'inglese testo inglese grazie alla traduzione di Aeon Genesis, o Aeon Genesis che dir si voglia, pubblicata nel 2002 in via non ufficiale ovviamente. Comunque, in Giappone c'è questo giorno, 31 gennaio 97. Cosa succede nel 31 gennaio del 97? Esce in Giappone Final Fantasy VII per PlayStation, quindi una nuova piattaforma. Ed è facile intuire come il Super Nintendo non godesse più di tutta la considerazione o l'attenzione da parte dell'utenza come prima, insomma. Nel frattempo è partita di nuovo l'introduzione, scusate, ed eccoci qua. E quindi, insomma, Gunman non fu un gioco sfortunato, ma immeritatamente, perché è un gioco davvero carino, sia dal punto di vista stilistico che della musica. E a proposito di musica, Junichi, che ho citato prima, Mizutari, spero di dirlo bene, con i nomi sono un disastro. Era una figura molto importante, purtroppo non ci sono molte informazioni perché è abbastanza schivo in rete. Tra le collaborazioni più grandi c'è appunto il fatto di aver programmato il chip audio per Arcade Namco. Era anche comunque compositore e sound designer. La musica di questo gioco è molto bella, purtroppo non c'è un autore in sé. L'ho letto in giro che viene attribuita praticamente a un gruppo in generale, quindi non a un nome preciso. Però rende molto. E qua si vede, ecco. Il mondo di Gunman's Proof in pratica è improntato a questo immaginario del Far West. Siamo su un'isola che si chiama Bronco, che un po' di anni prima, si è visto all'inizio, all'introduzione, era precipitato questo meteorite, però nessuno se ne è curato. E nel frattempo sono successe cose. Ci sono questi esseri che assaltano le persone, e
E quando rapiscono lasciano questo oggetto. E qui c'è il nostro eroe che si chiama Vigisò, dovrebbe essere Vigisofa. Adesso vedremo anche che stilisticamente ricorda anche un po' Shigesato Itoi, con la precisione ovviamente parliamo di Mother or Earthbound, come è conosciuto in Occidente. E qui la madre dice: te l'abbiamo detto, insomma, non devi uscire dal villaggio. Oh, non guardarmi così. Ah, va bene, va bene. Torna a casa presto. Ciao. Ah, quella canaglia è ancora andato via, eh? È uscito dal villaggio. Oh, dai, lo sai, i ragazzi sono ragazzi, no? Sì, ma di questo passo non imparerà mai. Gli farò una bella strigliata che non si scorderà facilmente. E qui mi sa che si rivede. No, è un po' diverso. Non è esattamente come prima. Introduzione. Qui c'è il nostro protagonista che passeggia e per poco non viene, ecco qua, si muove di soppiatto. Questa in realtà è una mossa che usa spesso, che noi stessi potremmo usare per scartare i proiettili. Ebbene sì, perché in Gunsman Proof, come magari avrete anche intuito dall'immagine a sinistra, la copertina ufficiale, tra l'altro disegnata, adesso purtroppo non ho il nome sotto mano, ma è lo stesso che si è occupato del materiale grafico del fumetto per Wario Do Your Own. E Do Your Own l'altro, perché uno è per DS e l'altro per Wii, mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Purtroppo non ho il nome sotto mano, vi chiedo scusa. E qui comunque appaiono questi due alieni. Noi siamo sceriffi spaziali. E prima dicevo che comunque in questo gioco si usano le armi da fuoco. Questo è uno dei motivi, avevo letto, per cui il gioco non era stato diffuso negli Stati Uniti, perché comunque la tematica delle armi, almeno in questo contesto abbastanza giocoso, scanzonato, non era stato ben visto, anche perché comunque sappiamo tutti che le armi purtroppo sono una tematica attuale e controversa degli Stati Uniti. Un po' anche in maniera ipocrita, perché comunque gli sparatutto non mancano, anzi, ne vengono tanti da lì, si potrebbe dire. Spero di non generalizzare troppo. Qui loro dicono: devi cercare Mono, che è un altro un loro collega, no? Che era venuto per investigare su un criminale intergalattico, che non è altro che il meteorite che abbiamo visto prima. Andrò a cercare quella canaglia da solo. Beh, comunque dobbiamo fare squadra. La prima, ragazzo terrestre. Ho un favore da chiederti. Eh? I nostri porti non possono resistere a lungo su questo pianeta. Quindi dovrò prendere in prestito il tuo. Cosa? Altre queste faccine sono bellissime, le farà anche in altri casi, per esempio quando viene colpito o quando il protagonista prende fuoco. E qua litiga. Ah. Ti pare il caso? Beh, sai, se non ci fosse qualcuno che guida così bene, che ci siamo schiantati. Questa cosa è molto giapponese. Che può dire. Spesso vuol dire sorpresa. Cioè, insomma, intende una sorpresa. Stupore. Lo ringraziano. Qual è il tuo nome? Questo sarebbe un ottimo momento per chiederlo, no? Di solito a volte c'è questo espediente, mi viene in mente Final Fantasy, appunto, parlando del diavolo. Che i personaggi venivano, insomma, ti venivano presentati quando apparivano e potevi cambiare l'onomastico, cosa che io non farei mai, che non ho fatto in Final Fantasy 6. L'unico Final Fantasy che ho giocato. Comunque, si continua. Continuiamo le indagini. Grazie all'aiuto del protagonista. Ricevuto. E qua arrivano forze dell'ordine, diciamo. Dicono, qui si preoccupano. Ah, come stai? Tutto bene? Abbiamo sentito una botta. No, no. Ehi, quello è un cratere enorme, ma questioni di prospettive? Erano ancora i Demi-Seeds. Ecco, i Demi-Seeds sono. C'è questo gruppo di
canaglie intergalattiche di criminali, che saranno anche i boss. Che li vedrete, questi li vedrete nella puntata completa. E eccoci qua, nel villaggio. Una curiosità è che se io vado addosso a questi bambini, mi parlano. Se invece lo faccio lo stesso con questa donna qua, invece no, devo premere il tasto azione. Qui c'è stanza dello sceriffo. Qui bisogna entrare. Perché per incontrare un'amica. Per particolare che si sale le scale così. Scusa, ma sei entrato nella mia stanza così? È anche colpa tua. Cosa? Chi sei? Perché lui adesso ha dentro l'alieno, no? Quindi non la conosce. Davvero? Hai detto questo? Stai bene? Hai preso una botta in testa o... sì, in effetti sì. Va bene. Siamo stati amici da così tanto tempo. Mi sembra un po' strano, ma vabbè, comunque. Io sono Sara. E sono la figlia dello sceriffo. Fa un po' strano presentarsi dopo tutto questo tempo. Mi dispiace, dai. Ci vediamo. Oh, sono salito ancora per sbaglio. E a questo punto direi che siete pronti per proseguire con la puntata ufficiale. Io vi ringrazio ancora per la pazienza dell'altra sera e mi auguro che questa puntata vi possa appunto servire. Grazie a tutti.